Allora ragazzi, un abbraccio nell'azzurro a tutti. Allora, Ronaldo alla Juventus. Che arrivi, che non arrivi, è stato un grandissimo colpo di marketing della Juventus. Fatto parlare di lei nel mondo intero, le azioni della Juventus sono salite. Che dire, quello che non riesco a capire è che tutti questi indizi, le visite mediche sono già state fatte, allora che ieri sera Florentino Perez con il procuratore di Ronaldo si devono vedere, ancora non si sono viste, è tutto molto ingarbugliato perché una società quotata in borsa come la Juventus non sia più trasparente e più chiara, perché il Real Madrid non abbia detto sì o no, perché con tutto quello che si è detto, una clausola di 100 milioni che non abbia fiatato è abbastanza incomprensibile. Comunque, diciamo che si sia fatta, diciamo che domani, come si certe voci circolano, che farà le visite mediche. Poi è stato visto Paratici alla sede dello Scansuolo. Allora, che vuol dire tutto questo? Che visite mediche è subito girato allo Scansuolo per farsi un anno di ossa nel campionato italiano prima di poter andare a giocare nella Juventus. Questo è il mio pensiero. Vi auguro una bella giornata e aspettiamo ulteriori rivelazioni da questi grandissimi giornalisti che hanno uscito questa grande informazione, questa grandissima bufala. Ma non fa niente. Io mi sto divertendo un sacco con questa storia e credo tutti noi ci stiamo divertendo. Attenzione a non prenderci troppo sul serio, l'unica cosa è questa. Vediamo, perché se viene veramente Ronaldo in Italia sarà una grandissima cosa per il calcio italiano e allora perché gufare o perché non ci deve disturbare più di tanto. Forza Inter, un abbraccio nerazzurro a tutti. Ciao ragazzi.